La Moldavia si aggiudica il 26esimo trofeo Riviera del Corallo, la competizione internazionale maschile a squadre di judo andata in scena ieri al Judo Club di Alghero. Secondo posto per l'Ungheria e sul terzo gradino del podio invece l'Italia. Nonostante l'ottima prestazione, gli azzurri non sono riusciti a difendere il titolo di campione conquistato nella scorsa edizione. Da parte nostra soddisfazione, perché sappiamo che i ragazzi hanno dato tutto. Diciamo che sono alla fine di un'annata molto intensa, molti di loro hanno avuto proprio un cammino agonistico molto intenso, e quindi da parte nostra, lo staff tecnico, sicuramente una buona prestazione, anche perché il livello abbiamo visto che era abbastanza alto, specialmente la Moldavia ha mostrato di avere proprio un tasso tecnico di spessore. La delegazione sarda invece è scivolata all'ultimo posto in classifica, battuta al primo turno proprio dall'Italia. Ma prima di cedere, Lorenzo Melini, Francesco Casula e Leonardo Michele Urru hanno dato prova di grande determinazione e la nazionale azzurra ha dovuto sudare non poco per ottenere la qualificazione. È stato un vero e proprio successo di pubblico e di spettacolo, grazie alle prestazioni di altissimo livello offerte da tutti i campioni in gara e da un'organizzazione impeccabile. Archiviata con successo la 26esima edizione, già si pensa a quella del prossimo anno. Abbiamo una grossa ambizione per il prossimo anno, che questo trofeo Riviera del Corallo rischiamo di portarlo in Giappone, perché sarà presente la nazionale giapponese, quella francese, quella spagnola e poi anche la Moldavia, perché appunto è detentrice di questo trofeo assieme all'Italia naturalmente.